la 61esima edizione della Fiera della Casa. Anche quest'anno Napolarte, per il 7° anno consecutivo, presenzia in questa splendida location e a dire degli altri è il fiore all'occhiello di questa splendida manifestazione. Noi se siamo qui è per mettere in evidenza le opere di 13 artisti che naturalmente voglio citarvi. E in particolare abbiamo Cartiero Giovanni, Carrino Giancarlo, Cutolo Salvatore, Fontanella Maurizio, Gragnano Antonio, Melchiorre Giuliana, Rossi Gianluca, Salvato Antonio, Scarano Claudio, Starace Raffaele, il sottoscritto, Verde Cristiano, Vitucci Sergio, Scafuri Rosario. Questi sono gli artisti che presenziano in questo stand. Noi cogliamo l'occasione in questa manifestazione per premiare quelli che sono stati 100 artisti sul lungomare Partenope. Una splendida manifestazione, la seconda edizione, che grazie anche alla professoressa Margherita Calotto, che ci ha collaborato tantissimo, abbiamo portato a termine sul lungomare di Napoli nel contesto del Maggio del 90. Questa è stata la location adeguata, come l'anno scorso, per poter premiare quelli che sono stati gli artisti che hanno avuto più voti online. È ovvio che il voto online comporta un maggior voto per chi ha più amicizie, però devo essere sincero, in questo contesto i due maestri, sia Vitucci che il maestro Starace, sono stati veramente meritevoli di un apprezzamento da parte del nostro principale, che ha apprezzato tantissimo le opere realizzate dai due vincitori del premio Napoli. Io naturalmente do tanto merito a tutti gli artisti che hanno partecipato sul lungomare Partenope, ma in particolar modo a Sergio Vitucci, e passo subito la parola alla professoressa Capelli. Siamo riusciti nell'arco di due anni ad avere un riscontro di pubblico ma anche di critica, e soprattutto abbiamo visto, cioè alto vano che si è dato molto da fare, i complimenti delle istituzioni, e come ospite sul lungomare il sindaco, l'assessore alla cultura e un pubblico. Ora ci riponiamo, visto che c'è questa giuria popolare che può essere spinta dalle nuove tecnologie, per l'anno prossimo di creare una giuria critica del premio con una varie esponenti di settori e ci riponiamo, visto che abbiamo avuto anche qualche straniero dai partecipanti, di dire anche per le accademie delle arti di Napoli e per tutte le accademie di Asia. Quindi credo che Napolarte stia svolgendo un compito encomiabile per la città e per tutti gli artisti partecipanti. Ma ci riserviamo anche l'anno prossimo. C'è un dito che desiderava la reception principale a Parigi 1. Grazie. Di indire dei premi straordinari a quella che può essere la carriera di qualche artista che rimane comunque un nome nell'ambito della scuola d'arte musica. E con questo io faccio le mie congratulazioni a Starace per la cultura, perché ci ha presentato il Vesuvio al contrario, così come si vede dal suo magnifico paese di Firenze, e dall'altra parte dalla Tucci, che ci ha presentato queste opere di presepe molto particolare e originale, che non può essere considerato se non che arte scultorea individuale. Quindi, Gianni Pietro è desiderata la reception principale a Padiglione 1. Grazie.
adesso poi la bottiglia. Ecco, sì, bottiglia. Cioè, adesso mi sento della sua collaborazione. Il bicchiere, la mia forza che non si deve sfruttare. Sì, la più piccolina. Quando...